Mi pare che l'ha escluso da un po'. Non è esattamente una novità da questo punto di vista. Anche le ultime scelte in Sicilia sono andate in una direzione diversa. Io mi auguro che all'interno di quel partito alcune anime che invece sono alleate con noi da molto tempo, qua in Lombardia o anche in Liguria, negli ultimi comuni che abbiamo vinto, possano fare delle riflessioni anche autonome rispetto a una scelta che colloca quel partito in uno schieramento che non è certamente quello da cui provengono la maggior parte dei suoi dirigenti e dei suoi militanti. Quindi non ci saranno ripercussioni a livello locale, diciamo, di questa... Io credo assolutamente di no, le persone che fanno parte di amministrazioni locali che funzionano bene, come quella della Lombardia di Maroni, come quella nostra in Liguria, come quelle dei comuni che abbiamo vinto all'ultima tornata amministrativa, penso che abbiano un patto prima di tutto con i loro elettori, con i loro cittadini, non certo con dei dirigenti che portano quel partito altrove. Mi auguro comunque che una riflessione ulteriore sia fatta. Quel mondo cattolico da sempre fa parte di uno schieramento di centrodestra, fin dalla origine della Seconda Repubblica, e non lo trovo coerente né per idee politiche né per modello di società con quello che il PD e una certa sinistra che forse si allerà con PD vogliono costruire in questo paese. Senta, Salvini ha proposto di andare dal notaio per sigillare un patto di centrodestra anti-larghe intese, diciamo, Ma io non credo che nessuno voglia fare le larghe intese in questo paese, vede? Le leggi bandiera della regione che governo, appunto con Salvini, con Forza Italia, con Fratelli d'Italia, con quei cattolici moderati a cui facevo riferimento prima, sono state impugnate per la gran parte da un governo del Partito Democratico. Io, prima ancora che di numeri e prima ancora che di intenzioni, penso che le linee politiche, le ricette siano talmente diverse che le larghe intese non servirebbero a nessuno e che nei partiti sia molto chiaro. Che sia molto chiaro tutto questo. Poi a me interessa che si faccia un patto serio, con un programma serio per andare a votare, lo facessero dove voglio. Quando si andrà a votare? C'è chi vuole andare a votare a maggio, chi a marzo? Mi pare che si stia orientando per marzo, ma insomma questa è prerogativa tipicamente di Mattarella. Fatta la legge di stabilità, non mi pare che questo Parlamento abbia molto altro da fare se non dei danni come lo Ius Soli. Invece, a proposito di regioni, lei oggi parla di autonomia, ha detto che a gennaio, entro dicembre, ci sarà anche in Liguria. Che iter pensa di seguire? Guardi, il più efficace e il più veloce possibile, cioè quello previsto dalla legge, una risoluzione in consiglio regionale che ponga i temi dell'autonomia a cui siamo interessati, che evidentemente per quanto riguarda la Liguria sono soprattutto la logistica, la portualità, le grandi infrastrutture, i permessi legati all'urbanistica, all'ambiente, quindi una parte molto importante per la Liguria, ma molto importante anche per la competitività dell'intero nord-ovest. Dopodiché chiederemo alla regione, al governo, o di potersi inserire nel tavolo già aperto con Lombardia ed Emilia, oppure, ove questo non fosse possibile, l'apertura di un tavolo specifico sulla nostra regione. Credo che sia il percorso più ragionevole, tenuto conto che siamo, come dicevamo prima, in una legislatura ed un governo agli sgoccioli, quindi penso che si potrà impostare un discorso per proseguirlo nella prossima legislatura, dove auspico per la verità che questo discorso venga ripreso in mano dal Parlamento e per la totalità delle regioni.